Ciao a tutti da Vittorio. Fra un poco meno di 3 giorni, ovvero il 30 agosto, la mezzanotte del 30 agosto, chiuderà la sessione estiva di calciomercato. La Lazio ha la necessità di fare almeno un paio di cessioni e, se possibile, regalare l'ultimo colpo a Marco Baroni. Nel video di ieri io dicevo che alla Lazio servirebbero almeno due acquisti importanti, perché il reparto difensivo, già nelle prime giornate contro avversari tutt'altro che impossibili, ha fatto acqua, però diciamo che sappiamo che la Lazio sta trattando con il Napoli per Folo Russo. Il problema è che la Lazio, prima di chiudere questa entrata, ha bisogno di cedere giocatori. La lista la sappiamo benissimo: Akpa, Akpro, Basic e Isai, che dovrebbe uscire dalla lista, oltre che il brasiliano Andre Anderson, che è un po' sparito dai radar. Akpa e Basic hanno offerte dall'Empoli, ma hanno declinato. Uno vorrebbe andare al Monza, l'altro vorrebbe andare all'estero. Isai al momento è il giocatore che non si sa per quale motivo non ha nessuna offerta e quindi rischia di rimanere alla Lazio. Discorso simile per Andre Anderson, che prima sembrava vicinissimo alla Salernitana e poi la trattativa è saltata e di lui non si sa praticamente niente da settimane. Sembra un film visto e rivisto. Sappiamo benissimo tutti quello che succederà, no, negli ultimi giorni di calciomercato. La Lazio si concentrerà per cedere questi giocatori. Venerdì, verosimilmente all'ora di pranzo, riuscirà a cedere magari Akpa, che vuole andare al Monza, Basic magari fuori, e avrà poco tempo per trovare l'accordo con il Napoli. Perché è vero, la Lazio vuole Folo Russo e Folo Russo vorrebbe venire alla Lazio, ma c'è il Napoli di mezzo e l'accordo non c'è. La Lazio ha provato con il prestito, con diritto o obbligo di riscatto, il Napoli vuole la cessione definitiva. E quindi venerdì sarà la solita giornata conclusiva di calciomercato, no? Con la Lazio che da dopo pranzo in poi cercherà di trovare l'accordo con il Napoli. Intorno alle 20 magari si trova l'accordo, si devono limare i dettagli, poi si deve fare il contratto e intorno alle 11, quindi un'ora prima della chiusura del calciomercato, arriverà la notizia che non ci sono tempi tecnici per stipulare il contratto che porterà Folo Russo alla Lazio e l'accordo, la trattativa salta. È quello che è successo negli ultimi anni. Vi ricordate, Greenwood era fatta, non c'erano tempi tecnici, ma Greenwood è solamente l'ultimo della lista di trattative saltate all'ultimo secondo dalla Lazio. Questo è il problema cronico di questa squadra, di questa società che non è in grado di gestire un calciomercato. E devo dirvi che nelle ultime giornate, visto la Lazio, secondo me non è Folo Russo il giocatore che serve disperatamente alla Lazio. Abbiamo detto che a questa squadra mancano un centrocampista di qualità e un difensore centrale forte, perché in difesa stiamo prendendo troppi gol stupidi e a centrocampo, l'abbiamo visto contro l'Udinese, appena pareggiano la nostra fisicità, la Lazio va in grande difficoltà perché non è in grado di far girare bene il pallone. Non so se avete avuto il coraggio di rivedere Udinese-Lazio, ma se voi vedete il primo tempo della Lazio, non c'è un centrocampista della Lazio che nei primi 25 minuti azzecchi uno stop. È una serie di stop col pallone che va un metro davanti al giocatore e quindi deve fare un altro tocco e perde il tempo di gioco. Questi sono dettagli importantissimi a livello di Serie A e sono errori che un giocatore che punta alla Champions League non si può permettere di fare. Lazio è senza qualità a centrocampo e quindi Folo Russo, che sicuramente è un grande laziale, che sicuramente darebbe dinamismo e determinazione al gruppo, non è il giocatore, secondo me, prioritario per questa squadra. Ma la trattativa, vorrei dire, sta andando avanti, ma in realtà no, perché la Lazio adesso è ferma cercando di cedere qualche giocatore e soprattutto il Napoli non vuole accettare il prestito, ma vuole la cessione a titolo definitivo. E quindi, secondo me, venerdì sera assisteremo alla solita storia. Folo Russo è fatta e poi, verso lo scadere, non ci sono i tempi tecnici, si rompe il fax, il telefono non funzionava, eccetera, eccetera, e la trattativa salterà all'ultimo secondo. Sono pessimista da questo punto di vista perché la storia di Lotito alla Lazio ci ha insegnato che ogni estate, all'ultimo giorno, c'è una trattativa della Lazio che sembra fatta, che salta puntualmente. Sarà Folo Russo? Sarà un altro giocatore? Voi che ne dite? Scrivete nei commenti qua sotto e noi ci ritroviamo dopo con un altro video. Ciao ragazzi!